Che faresti se ti dicessi che dietro di te in questo momento c'è Samara di The Ring? No, è una cosa impossibile. Qual è il tuo manga preferito? One Piece, anche se ultimamente sono in fissa con Death Note. Lo so, sono in ritardo, di 10 anni. Di dove sei? Perché hai un accento stranissimo. Provincia di Brescia. Che fotocamera hai? Ho una Canon EOS 60D, ve la faccio vedere. Bonjour. Se ti tartasso il video di commenti, ne pubblicherai almeno uno nel tuo video? No. È nato prima l'uovo o la gallina? La risposta è Bulbasaur. Qual è il tuo film preferito? Ce ne sono una valanga. Hawk, Ritorno al futuro, Braveheart, Titanic, Rocky, Forrest Gump, Prova a prendermi, Mrs. Doubtfire, Il gladiatore, Il cavaliere oscuro, Vento di passioni, i classici Disney e via dicendo. Metteresti una mia cover in un tuo video? Sì, certo. Quando fai la doccia, canti? No. Perché ti chiami Els? Ho preso questo nome da un famoso gruppo americano che ha composto una delle mie canzoni preferite, che è I Need Some Sleep degli Els, appunto. Canzone che avrete già sicuramente sentito in Shrek 2. In realtà credo che la pronuncia esatta sia Els. E se non erro credo voglia dire anguille. Io l'ho italianizzato e si legge esattamente come è scritto. Else. Segui delle serie TV? Se sì, quali? Mischiamo un po' le serie TV con le sitcom. Ultimamente Scrubs e The Big Bang Theory. In passato ho seguito molto The O.C., The War at Home e Tutto in Famiglia. Quando ci sarà la guerra, cosa farai? Dove andrai? E gli zombie? Tutto questo sta per accadere. Morirete tutti, tranne me. Oh mio Dio. Se potessi scegliere un qualsiasi posto del mondo, dove vorresti vivere? E perché? A Parigi. Perché oltre ad essere una città meravigliosa, solo lì si possono trovare birro a forma di baguette. Ma la raffigurazione di Superman in salotto, di notte, prende vita? Ti piacerebbe lavorare in un'azienda che produce magazine, grafici o nel mondo cinematografico? Forse nel mondo cinematografico, perché il cinema è un'altra mia grande passione. Qual è stato il tuo primo videogioco e che ricordi hai legato adesso? Super Mario All Star per Super Nintendo. Ricordo che con il joystick seguivamo tutti i movimenti che facevamo fare a Mario, perché eravamo convinti che così facendo le sue azioni sarebbero state più efficaci. Riesci a fare la spaccata o la ruota? Proviamo con la spaccata. Religione o scienza? Religione, anche se credo che la religione si possa abbinare benissimo alla scienza. Perché porti quel taglio di capelli? Hai mai pensato di cambiarlo? Perché? Che cosa hanno i miei capelli che non vanno? Hai mai incontrato Else di persona? Incredibile ma vero, una volta mi è successo. E tu chi sei? Che cosa ci fai a casa mia? Con quali video ti sei fatto conoscere soprattutto? La mia prima volta e vita da youtuber. Ti va un po' di Schweppes solo io e te? Tommaso, se offri tu, potresti prendere in considerazione l'idea di aprire un canale di gameplay? Credo proprio di no. Per il semplice fatto che è diventata quasi una moda farlo e se c'è una cosa che proprio non mi piace è seguire la massa. Però da un po' di tempo a questa parte sto pensando che non mi dispiacerebbe aprire un secondo canale. Farei video su spunti riflessioni per quanto riguarda le mie passioni, ovvero manga, cinema e quant'altro. Voi cosa ne pensate? Ringrazio tutti per le centinaia di domande che mi sono arrivate e mi scuso enormemente con tutti quelli a cui non ho potuto rispondere a motivo proprio delle troppe domande. Arrivederci. I personaggi dei manga sono caratterizzati da modi di fare e abitudini inconfondibili. Per esempio, corrono in un modo incredibilmente ridicolo. Indossano sempre gli stessi vestiti. Dal loro naso schizzano fuori litri di sangue se hanno a che fare con cose particolarmente provocanti.